Sono Raul Torresi, il direttore della fotografia del film. Con Emiliano Corapi, il regista, ci siamo conosciuti nel 1998 e avevamo fatto un cortometraggio insieme. Durante le riprese avevamo avuto un piccolo screzio e non ci eravamo più frequentati. Lui, da cinefilo appassionato, negli anni aveva seguito il mio lavoro e anch'io avevo visto i suoi cortometraggi seguenti. Dopo circa 10 anni, mettendo da parte le baruffe giovanili, con mio grande piacere mi ha richiamato per fare il suo primo lungometraggio, asserendo che gli unici due in Italia che potevamo fare un lungo in digitale a basso costo eravamo io e Gigi Martinucci, e ci aveva contattati entrambi. Con Gigi, mio caro amico, ci siamo sentiti, ma lui in quel momento aveva già promesso la sua collaborazione ad un altro film, e alla fine sono stato scelto io. Il film è stato una produzione indipendente dal costo di 250.000 euro e una troupe di circa 25 persone. Per la fotografia del film, Emiliano mi ha richiesto di girare tutto a mano, addirittura abbiamo messo dei carrelli dove io salivo sopra ma con la macchina a mano. E anche mi ha richiesto assolutamente di non far sentire la fotografia come un fatto predominante, di non lasciarmi prendere dal cinema di genere, di non voler cercare l'effetto. Voleva far sembrare il film quasi un dogma, nel senso che sembrasse girato a luce ambiente. In realtà di luce ce n'era e io ho avuto un parco lampade di circa 10 kW. È stato molto difficile per me, in un film di questo tipo, a cavallo tra il film di genere e il film d'autore, andare contro gli stilemi tipici della fotografia. Ricordo che una volta casualmente si è creato un effetto di luce a strisce, ma è uscito per via che nell'ambiente c'erano delle veneziane che erano anche inquadrate. In quel caso sono riuscito a convincerlo che l'effetto si poteva tenere perché era avvenuto senza un intervento troppo ricercato. Il film è stato girato con due macchine, una Panasonic Varicam e una Panasonic 200P2. Io non ero molto favorevole a mischiarle per la differenza di qualità, ma siamo stati un po' costretti perché molto del film è stato girato all'interno delle auto e una macchina da presa troppo ingombrante non permetteva determinate inquadrature. Per farle avremmo dovuto letteralmente segare la macchina. Il film ha vinto, tra i festival più importanti, il terzo premio al 29° Festival Internazionale di Bergamo, unico film italiano in selezione, e il premio speciale della giuria al miglior attore Vinicio Marchioni ad Annecy.